Una giornata importante, mi sembra significativo che si voglia dedicare a una persona che ha dato e che continua a dare tanto alle istituzioni come Zamberletti, è un punto di riferimento del sistema di protezione civile, ma non solo. Lui ha fatto veramente tanto nel paese, ha avuto tanti ruoli, poi lo ricordiamo come padre della protezione civile perché la cosa, come dire, che oggi stiamo ricordando questo percorso, però insomma penso che Zamberletti sia una delle classiche persone che veramente devono essere ringraziate per aver dedicato la propria vita al paese e alle istituzioni. Si conferma la quasi due mesi della scossa del 30 il fatto che l'evento è un evento veramente importante, più andiamo avanti e più ci rendiamo conto della gravità di come questo ha impattato sul territorio. Vorrei che questa percezione fosse compresa e arrivasse anche a chi non vive questi territori con quotidianità. Il momento non è facile perché siamo in inverno, ci sono le persone che non hanno le abitazioni, i segnali positivi ci sono, stiamo consegnando le prime casette nei territori dove siamo partiti prima, quindi a dimostrazione che si può fare e che anzi si deve fare con tutte le difficoltà che ci sono. Si sta lavorando sul recupero di alcune zone centrali, stiamo lavorando sulla parte delle EDES, sulle attività produttive.